Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia. Dal Senato stop del governo a caccia selvaggia. Le principali associazioni animaliste italiane esprimono grande soddisfazione per il ritiro della quasi totalità degli emendamenti caccia selvaggia disposto dalla Commissione Agricoltura del Senato, sulla base del parere contrario espresso dal governo che, nonostante le note posizioni filovenatorie, è stato di fatto obbligato a riconoscere le evidenti criticità rappresentate da queste modifiche. Questo risultato, dichiarano le associazioni, conferma quanto avevamo denunciato circa la palese violazione delle norme costituzionali ed europee che sarebbe stata determinata dall'approvazione degli emendamenti caccia selvaggia. Avvistata in Namibia la salamandra infernale che dominava la terra. La salamandra infernale è così che viene chiamata la Gaisia hyaeni, una creatura simile a una salamandra del periodo Permiano, 40 milioni di anni prima che i primi dinosauri apparissero sulla Terra, ben diversa da quelle che conosciamo oggi. Stiamo parlando di un feroce predatore che si aggirava nelle paludi preistoriche seminando il terrore, con un cranio lungo più di mezzo metro e un corpo più grande di un essere umano, pronto a dilaniare le prede con le sue possenti zanne incrociate che funzionavano come un tritacarne con tanto di aspirazione. Un suo fossile quasi intatto è stato scoperto in Namibia. Lo rivela lo studio pubblicato su Nature da un team internazionale guidato da Claudia Marsicano dell'Università di Buenos Aires. Così le formiche si curano a vicenda le ferite. Le conosciamo come formiche carpentiere della Florida, ma in realtà possono vantare un talento decisamente più specializzato, che aumenta notevolmente le loro possibilità di sopravvivere a una lesione alle zampe. Questi insetti sono in grado di curarsi a vicenda le ferite e, in caso estremo, anche di eseguire amputazioni. Si tratta di un intervento di amputazione sofisticato e sistematico, letteralmente l'unico caso che si verifica nel regno animale, ha affermato l'ecologo Eric Frank dell'Università di Würzburg. Altra cosa inedita è la diagnosi e il monitoraggio delle ferite. Hanno dimostrato di essere in grado di diagnosticare il problema medico, capire se la ferita è infetta o sterile e trattarla di conseguenza per lunghi periodi di tempo, il che le rende al pari di noi esseri umani. Sembrano foglie, ma sono tutt'altro. Ad adornare i rami sono milioni di farfalle, immensi banchi di farfalle monarca aggrappate agli alberi del Messico. Un vero spettacolo della natura, ancora più suggestivo se si pensa che le Danaus plexippus stanno riposando dopo un viaggio di 5.000 chilometri. Un meritato sonno ristoratore dopo una migrazione che le ha portate dal Canada al Messico. Oggi queste farfalle si trovano nel Nord America e sono riattese nella riserva della biosfera di Michoacán, tra gli stati messicani di Michoacán e Estado de México, a novembre. Dal 2014 ogni 8 luglio si celebra la giornata internazionale dedicata al Mar Mediterraneo, per sensibilizzare le comunità sul suo stato di salute, i pericoli che corre a causa dell'inquinamento e della pesca e le strategie attuabili per preservarlo e proteggerne la ricchezza. Nonostante occupi solo l'1% della superficie degli oceani del pianeta, il Mediterraneo è un mare sorprendentemente vitale che ospita circa il 7% della fauna marina mondiale. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. È in corso la 12ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Nella prossima trasmissione si parlerà della fauna selvatica sotto attacco,
con Ermanno Giudici, divulgatore e blogger, e Enrico Moriconi, medico veterinario. Tutte le puntate sono visibili sulla pagina Facebook SOS Gaia TV oppure al sito di SOS Gaia. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nettero e al prossimo notiziario.